Siamo live. Ovviamente ragazzi stiamo scherzando, era una prova audio. Ciao a tutti. Buonasera. Ciao ragazzi. Vedete che l'umore è positivo. Abbiamo due sorprese eccezionali. Io quando sono in video col Commatti faccio sempre fatica a centrarmi sul mezzo. Quindi abbiamo due cose fantastiche, degli esseri viventi che ci aiuteranno nella trattazione di questa sera. Intanto do il benvenuto a tutti quanti con la tristissima notizia, poi dopo vi saluta anche Matti, secondo cui non vi posso fare vedere cosa sto bevendo, forse lo potrete intravedere, però non è proprio quello che di solito invece vogliamo e quello che andiamo a cercare, però ovviamente avremo tanto di cui parlare, giusto Matti? Certo, sì. E certamente non ci facciamo buttare giù dalla semplice assenza di mela qualcosa che invece solitamente c'è. Però comunque sappiate che l'unico liquido presente in questa serata è sempre succo di mela, ok? Quindi anche se non è quel brand, parliamo comunque di un'idratazione che è al 100% garantita. Allora, Matt, se vuoi raccontarci un attimo che cosa... Così scaldiamo un attimo i motori. Che cosa guardiamo stasera? Ok. Sì. Allora, ciao a tutti ragazzi, buonasera. Ah, stasera parleremo di squat e inizieremo analizzando due casi, due ragazze che si allenano in palestra da noi, una seguita da Jack, molto conosciuta, Alessia, e un'altra ragazza che si allena al centro da noi, che è Sara. Quindi le ragazze si alleneranno, faranno squat e andremo ad analizzare le diverse tipologie di squat, essendo che una squatta a bilanciere basso e l'altra a bilanciere alto, e andremo a capire il perché di queste differenze, andando appunto ad analizzare quelle che sono le particolarità, la struttura differente che gli permette di gestire il bilanciere in una posizione differente e quant'altro. Dopodiché, collegandoci a questo, andremo a parlare di quelle che sono le anomalie, gli errori generali nello squat, il perché del posizionamento del bilanciere alto piuttosto che del bilanciere basso, Certo. e diciamo tutti gli argomenti che girano intorno appunto a questo, diciamo, quindi la tematica appunto squat, quindi errori, correlazioni, leve e comportamento del corpo nello squat. Chiaro. Adesso Matt butto giù i punti, ok? I punti chiave della serata e cerchiamo poi di andare a analizzare quegli squat che vediamo, non semplicemente guardiamo uno squat e vediamo cosa succede o vediamo le diversità, però utilizzeremo le due ragazze con la finalità di capire i diversi atteggiamenti del corpo con il bilanciere alto, con il bilanciere basso e cercheremo di andare a spiegare a chi ci sta ascoltando che non è una semplice valutazione, molto spesso non è, anche senza termine semplice, cioè non è una valutazione quella di bilanciere alto, bilanciere basso che si fa in base alle leve. Sicuramente le leve sono un fattore, uno dei fattori che ci fa capire se ha senso tenere un bilanciere più alto, bilanciere più basso, eccetera, però quello che vorrei fosse chiaro anche dall'esibizione che dall'allenamento che vedremo dopo è che la valutazione del
metto alto, metto basso il bilanciere, è molto in relazione alle caratteristiche articolari e muscolari dei soggetti con cui noi abbiamo a che fare. Tanto salutiamo tutti, sì, esatto. Ciao ragazzi, ciao, 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 ciao ragazzi, immediatamente la diretta. Ok, adesso mi alzo, tanto vedete Eugi che circola. Allora, avvicino un po' e iniziamo, ragazzi, cercherò di scrivere meglio possibile, ok? Allora, i punti di cui vi vogliamo parlare io e Matti questa sera, tanto diretta dedicata allo squat. Ok? I punti principali, ragazzi, saranno generalizzare. Punto di domanda. Cioè, è possibile, ragazzi, nello squat, adesso mi metto all'altezza della telecamera, è possibile, ragazzi, nello squat dare delle regole assolute? Ha senso? Non ha senso? Lo vediamo fare in determinati ambiti che andremo poi a descrivere io e Matti. Cioè, lo squat dove si usa? Nel bodybuilding, nel powerlifting, nel crossfit, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Le declinazioni che prende lo squat, cioè che l'obiettivo per cui viene svolto all'interno di una disciplina, sicuramente va a influenzare potenzialmente l'esecuzione. Parleremo di questo, parleremo del fatto se ho detto o no una scemenza in questo momento, e cercheremo di capire se ha senso generalizzare in termini di regole, ok? Cioè, lo squat si fa con le ginocchia fuori, con le ginocchia dentro, come funziona? Poi vedremo. L'approccio ai bar versus low bar, ok? E qua probabilmente Matti ci darà una mano in termini anche di didattica, dal principiante all'intermedio e poi l'avanzato. Sì, okay? Sì. Qua avremo la dimostrazione pratica, ok? Quindi qua pratica. E vedremo appunto le due declinazioni, cioè il low bar e l'high bar, con le loro particolarità. Dopodiché abbiamo la cosa che da cui poi derivano tutti gli altri punti, ho voluto semplificare al massimo, ragazzi, ovvero, adesso metto un secondo Matti piccolino, ok? Uh-huh. Io lo vedete meglio, ok? Per un secondo, così vedete meglio le scritte. Qua correlazione, quindi correlazione. Allora, partiremo da degli approcci generalistici per poi arrivare alla differenza tra i bar, low bar o altre specifiche tecniche proprie dei singoli soggetti, per poter andare poi a tracciare delle linee guida sullo squat che hanno un valore correlativo e non in senso e non di carattere assoluto. Adesso mi rimetto qua con Matti. Che cosa significa? Significa che generalmente, Matt, intanto ciao a tutti, generalmente quello che si fa è ho individuato un errore, allora vado a correggere quell'errore. E cercheremo di capire che un errore è un errore solo se capitano altre cose insieme a quella singola cosa. Cioè non è mai un ha flesso la schiena, è successo questo. Non è mai un le ginocchia sull'interno, no? Cioè, capitano delle particolarità, quelle che chiamiamo in gergo anomalie, che trattiamo anche poi dopo nello specifico in ACIP, no? Il corso di formazione. Che cosa trasforma un'anomalia in un reale errore? Quando qualcosa esce dal canone, dal modello assoluto di squat, che cosa succede? Come posso andare a classificare una cosa come giusta, sbagliata, eccetera? Allora, Matt, io ho la prima domanda che faccio per entrare un po' nel discorso, e mi interessa il tuo parere, visto che abbiamo avuto modo in questi anni di lavorare non solo con persone dei livelli di partenza più disparati, ma anche che volevano fare squat con determinati obiettivi, chi per il bodybuilding, far crescere le gambe, eccetera, chi con altri obiettivi, la preparazione atletica, il powerlifting agonistico, eccetera. Quello che ti chiedo è un tuo parere sull'idea secondo cui esiste un unico squat
giusto per tutti, esiste lo squat da bodybuilding, da crossfit, da powerlifting, eccetera, eccetera. Cioè, voglio capire qual è la tua posizione riguardo questo. Lo squat e la sua applicazione in vari settori. Allora, secondo me, quello che penso io è che non esistono delle regole che possono riassumere lo squat, cioè delle regole fisse, ok? Che appunto parlando di generalizzazione, quindi non si può generalizzare su un movimento così complicato e complesso. E, secondo me, a mio avviso, però, non esiste lo squat da bodybuilder, non esiste lo squat da powerlifter, non esiste lo squat da crossfitter. Esiste lo squat fatto bene. Cioè, Ok, nel ma senso che... Sì. ti dico questo, dopo ti lascio finire. Però, se io devo fare squat all'interno di un determinato circuito, per esempio in CrossFit, o se devo fare squat che devo spingere in mischia perché sono un regbista e compagnia bella, devo applicare le stesse regole? Beh, secondo me inizialmente devi imparare a far squat e per tutti è uguale, cioè la fase iniziale di apprendimento è identica per tutti. Poi dopo, in base alla diramazione che si vuole prendere, ci si specializza in movimenti parziali o stance più larghe, cioè si può sperimentare di tutto, però inizialmente la base è uguale per tutti, il percorso iniziale è uguale per tutti, le regole iniziali, diciamo. E Quello che penso. come mai secondo te questo? Cioè, perché una persona che mi deve fare un circuito con 20 botte di squat oppure deve avere anche resistenza e non solo forza massimale, deve allenarsi inizialmente con lo stesso squat di un powerlifter? Beh, perché deve imparare a fare squat, cioè è molto semplice in realtà, nel senso che qualsiasi sia lo sport che tu debba fare, devi prima imparare il movimento, cioè devi prima imparare a relazionarti col mondo esterno, determinate regole, a gestire certi punti del movimento, imparare a gestire il tuo corpo. Quindi questo è per tutti, Ok. non c'è la differenza. Cioè, se tu devi fare 50 ripetizioni di squat perché fai CrossFit nel minor tempo possibile, però come lo fai? Cioè, io mi chiedo non quante ne fai, come lo fai? Hai imparato a fare squat? Sai fare squat? Sai in quelle 50 ripetizioni, sai esprimere, sai erogare, sai avere lo stesso controllo che ha lo stesso soggetto facendone 5 con un tipo di percorso differente. Quindi, secondo me, il percorso iniziale deve essere uguale per tutti. Su 50 ripetizioni, però, sarebbe pensabile che un soggetto che impara anche un po' a rimbalzare in buca, cosa che non può imparare con 250 kg di massimale quando si allena doppia, triple. Sì. Cioè, l'obiezione che potrebbe essere fatta a questo discorso che fai, che ovviamente sta più che in piedi, è sì, ma se io ne faccio 40 con una tenuta perfetta, piede perfetto, eccetera, eccetera. Poi rimbalzando, però ne faccio 60, ne faccio 70, cioè ci sono dei frangenti, prestazione specifico, cioè prestazione Sì. specifici, tali per cui il non fare quello che è il nocciolo giusto. Sì, quasi conviene. Ok, stessa cosa un po' sulle trazioni, no? Cioè le Sì. trazioni. Devo fare un determinato numero di trazioni in tot tempo o in tempo dilatato, viene un po' a mancare, no, questo discorso. Sì, io parto sempre dal presupposto che il movimento deve avere un certo tipo di qualità. Ok. Quindi siamo abituati a questo, generalmente. Non a pensare, ok, vabbè, tanto se ne puoi fare 10 in più, fanne 10 in più come vengono, vengono. No, fanne 5 piuttosto che 15, però falle bene. Cioè, quindi conta più come le fai che quante ne fai, in sostanza. Poi è chiaro che poi se prendiamo come esempio il CrossFit, che la prestazione richiede un tot numero di ripetizioni, lì è il caso specifico, però comunque penso che la base, il percorso iniziale debba prevedere che il soggetto venga a conoscenza di certe regole, cioè di determinate regole. Quello che
io ho visto è che se tu hai la matrice di base di come il tuo corpo gestisce il mondo esterno accosciandosi e risalendo, poi dopo ci puoi ricamare su tutte le particolarità sport o situazioni dipendenti, ok? Sì. Se sono in grado di gestire due body weight sulla schiena, che uno dice, vabbè, ma il massimale cosa mi interessa? Io devo farne 50, io devo essere reattivo, io devo lavorare in quell'angolo specifico di lavoro lì. Benissimo, però devi prima avere un determinato tipo di base, che non è una base generale, è una base specifica del movimento di squat. Da cui poi mi è parso di vedere, anzi non mi è parso, ho visto in questi anni, abbiamo visto in questi anni, che avendo quel tipo di base di partenza, allora si può andare a declinare e non vale il contrario, ok? Sì. Lo vediamo nelle lezioni, sicuramente anche a te, lavorando con persone che vengono dal mondo del calisthenic, dal mondo anche del CrossFit, che ha un determinato, una determinata necessità di fare tot in tot tempo, e quindi per forza di cose, a meno che uno non possa allenarsi 18 ore al giorno, si ha un adattamento specifico a proprio quella prestazione lì e basta. E dopo, quando si prende un determinato possibile vizio in termini di esecuzione, dopo tornare indietro, cioè estrapolare da tante trazioni fatte veloci una trazione fatta bene è quasi impossibile, a meno che non ci sia un studio specifico. Estrapolare da poche trazioni fatte benissimo con i punti di contatto in desktop un adattamento graduale a fare più possibili trazioni, questo abbiamo visto che ha senso. Quindi è possibile, sì. Ci tenevo come prima cosa a dire ai ragazzi che stanno guardando che sì, la situazione e oserei dire anche il carico che c'è sul bilanciere deve influenzare la tecnica di esecuzione. Perché se devo fare 50 squat avrò una necessità di efficienza. Se certo. devo fare massimale avrò una necessità non di efficienza, ma di efficacia del gesto. Sì. Okay? Quindi sicuramente la situazione e il carico sul bilanciere influenzano la tecnica. Quindi non c'è uno squat che è assoluto giusto per tutti, perché questo l'ha detto chi fa powerlifting, e quindi è giusto per chi fa powerlifting, lo squat da powerlifting, ma c'è una competenza motoria, per quello che ho visto io, che non è la semplice tecnica, no, Matti? Cioè non è No. semplicemente il metto il ginocchio lì, tengo la schiena, carico il tallone o carico il centropiede, è proprio una questione di competenza che il corpo acquisisce, e attraverso questa competenza poi io posso andare a declinare in un ambito piuttosto che un altro. Per me è molto questione non di ragionare in termini di tecnica, ma di cosa sa fare il mio corpo sotto carico, sotto fatica. L'abbiamo visto anche l'altra volta con Jack, con Davide. Esatto. E in base a questo andare poi, acquisita questa abilità di base, andare poi a, no, indirizzare in vari ambiti, in vari Vari settori. ambiti. Allora, regole assolute. E poi andiamo dritti alla pratica, perché ho le ragazze che mi stanno facendo gesti. Sì, ragazze, arriviamo, qua c'è una dittatura femminista incredibile. E adesso ve le presentiamo. Ti volevo chiedere, Matt, per poi arrivare proprio al dunque, no? Io squatto high bar, io squatto low bar, altezza del bilanciere. Che parere hai su una valutazione del tipo: chi sono i più forti squattisti che vediamo su YouTube? Ma generalmente i pesisti cinesi, no? Sì. Cioè, quelli che fanno proprio numeri assurdi, Lu Xiaojun, Tian Tao, eccetera. Esatto. Loro tengono il bilanciere alto, quindi. Teniamo tutti il bilanciere alto. Perfetto. No, quindi non bisogna andare per imitazione, nel senso che in generale non esistono delle regole prestampate o preconfezionate, nel senso che bisogna tenere in considerazione di diversi fattori. Il più importante chiaramente come è fatto il soggetto, quindi conformazione articolare della spalla più, per la tenuta del bilanciere piuttosto che del bacino, dell'anca, del femore. Quindi non esistono delle regolette di generalizzazione assolute, Come fai? esistono dei Sì, parametri. Sì.
No, dico, se tu, intanto salutiamo tutti quelli che sono entrati adesso, che ci salutano. Ciao ragazzi. Se tu dovessi dirmi, Matti, quando è che ti rendi conto, o è un intuito che hai? Quando è che ti rendi conto e dici, qua serve il bilanciere basso, qua serve il bilanciere alto? Come parti con un soggetto? Cioè... Beh, solitamente con un soggetto tendo a partire quasi sempre con un bilanciere alto, perché quello che ho notato è che già... essendo un soggetto che ha competenze motorie appunto molto basse, già è difficile gestire il proprio corpo rispetto al mondo esterno. Il bilanciere basso diventa un parametro da gestire, una variabile in più da gestire. Quindi la posizione stessa del bilanciere, essendo molto innaturale, già è abbastanza innaturale un bilanciere alto comunque come posizione per la spalla. Quindi sì, il bilanciere basso, parlare qualcosa sulla schiena, sì, abbastanza innaturale, cioè, tra l'altro come gesto. Mi fanno impazzire, ma proprio impazzire, ragazzi, che se volete innervosirmi postate queste cose, quando ci sono le foto dei bambini e dicono lo squat è la cosa più naturale del mondo, ma per un bambino senza carico sulla schiena è la cosa sì, più accosciarsi, naturale. Sì, accosciarsi, sì. Sì, in quella situazione è verissimo. Se però prendiamo un soggetto che ha ma anche 18 anni, che bene o male la struttura sì, ha ancora 3 anni di formazione del sistema nervoso che fine 21 anni in evoluzione, va bene, però comunque le ossa a 18, 19, 20 anni sono circa formate, ok? Sì, esatto. Poi mettiamo un sovraccarico esterno, ok? Che non è squat a corpo libero, squat con sovraccarico. Ci sì, mettiamo esatto. Il fatto che poi la vita quotidiana, no Matt, ci porta a essere chiusi o comunque non abituati a avere dei pesi sulla schiena da gestire, eccetera. E questo... Sì. Fa sì che ci sia la stessa differenza tra un bambino di 2 anni e un adulto di 30, tra una molletta e una cavalletta in un prato, ok? Sì. Che magari da lontano ha la stessa forma, però c'è certo, molta... Sì. Oh, benissimo. E quindi stavi dicendo questa cosa interessante, no? Adesso ho qua le ragazze, volete venire a fare un giro, ragazze? Dai, venite a fare un giro così vi presentate. Ragazzi, abbiamo the wonderful Alexia. Ciao ragazzi. Ciao Ale. Io farò squat da cotecchino. Quale sono? Benissimo, allora Alexia farà uno straordinario squat low bar. Poi abbiamo qua anche Jack, che è guardiano del tempio, che ovviamente sorveglia la situazione. E poi abbiamo la signora Sara, ragazza Sara, che è, ciao Sara, che è la dolce metà di Davide, e quindi per compensare, per non creare anche delle frizioni all'interno della coppia, abbiamo dalla volta scorsa dovuto chiamarla. Ovviamente non è per dimostrare lo squat eccetera, però è per compensare, abbiamo detto chiamiamo qualcuno, far vedere le mie capacità. Esattamente, esatto. No ragazzi, guarderemo Sara e Alessia adesso, e dopo che finiamo questo appunto questo concetto, no, di posizione della spalla eccetera, vediamo la differenza tra high bar, low bar, particolarità, se succede qualcosa col carico eccetera eccetera. Esatto. Matt, scusami, ti ho interrotto, poi dopo mi lanciano ogni tanto dei segnali. Sì, ci sta. Ho perso un attimo il filo perché stavano dicendo, cioè fare squat, faccio l'esempio prima che mi fa andare fuori di testa, è una cosa naturale? No, cioè, col bilanciere no. Nei campi forse un po' di più, però per le persone normali che hanno una vita normale in Italia, che crescono non facendo capriole, non saltando, no, non è qualcosa di istintivo. Col bilanciere, con un sovraccarico, assolutamente no. Quindi sulla base di questo, se devo valutare la posizione del bilanciere, chiaramente non vado completamente a caso, abbassa il bilanciere perché col bilanciere più basso fai più chili, è una leva migliore. È vero, magari è una leva migliore, però la mia conformazione non mi consente di potermi inclinare maggiormente durante la discesa, quindi di conseguenza non devo tenere il bilanciere basso. Cioè, certo, sono vari parametri da valutare, e sulla base di questo quello che posso dire è che non esistono delle regolette o delle sì, appunto delle regole base, tra virgolette. Qui il nodo fondamentale, che è come lavora l'articolazione al di là della leva, è sì, coperto,
è coperto dai tessuti, dalla pelle, dai muscoli, può essere ingannevole proprio perché magari un soggetto ha l'articolazione adatta ma è rigido muscolarmente, quindi sono possibili variazioni di percorso. Però la cosa importante da capire, ragazzi, è che normalmente si fa, io mi ricordo, c'è un libro che si chiama Starting Strength di Mark Ripto, dove fa vedere il bilanciere va basso perché il braccio di leva, se mi inclino di più, è vero che mi inclino di più, però il braccio di leva rispetto al bacino è più corto, quindi la schiena fa meno fatica. Ok, vero, su un pezzo di carta, quando disegni un omino che rimane lì e il giorno dopo non si deve alzare per andare a lavorare, rimane lì, fermo e finto, un modello immaginario. Nel momento in cui io ho a che fare con un essere articolato, quella sorta, no, Matti, di automa che io di solito definisco che è programmato dalle informazioni sì. che diamo, e dalle informazioni che coglie dall'allenamento, io ho a che fare con un soggetto che non è un semplice essere che risponde a delle regole della fisica banale. Contano gli ingranaggi, come scorrono, come si articolano, appunto, e quindi può essere che per motivi di leva una persona col busto lungo debba tenere il bilanciere basso per ovviare a questa difficoltà, no? Esatto. Però potrebbe essere che la sua articolazione dell'anca non sia predisposta a lavorare con un angolo di flessione eccessivo quando il soggetto è in accosciata, quindi magari deve tenere il bilanciere alto, nonostante... Quindi è sempre la correlazione di fattori, no? Sì, esatto. A diventare più pesante nel risultato. Allora, sì, io adesso mi metto qua di fianco, ok? E vi inizio a far vedere le ragazze che si scaldano e avremo Jack che è un attento sorvegliante e eventualmente ci darà delle indicazioni anche sul lavoro che è stato fatto sullo squat di Alessia. Lo squat di Sara è stato invece impostato da Matti e vediamo due soluzioni su due soggetti. Che altezza, quanto siete alte, ragazze? 1,70. Ok, cercate delle modelle, sapete che potete fare una richiesta alla forza. Allora, ragazzi, io mi Jack, mi fai una cortesia, se mettiamo un appoggio qua come la volta scorsa, questo, così ci mettiamo perfettamente di lato. Ok. Allora, Matti, dopo ti rimpicciolerò leggermente. Sì, va bene. Abbiamo possibilità. Grazie. Oh. Ciao, Jack. Matti, dimmi se tu vedi. Sì, sì, vedo. Vedo, vabbè, chiaramente Alessia è un po' lontana, però. È preparata come cosa? Sì, Alessia è un po' lontana, poi. Sì, ma sono messe tutte e due il pantaloncino nero, insomma, non è che sia di grande aiuto, però va bene. Ok. Bon. Allora, beh, si scaldano, poi le facciamo partire una alla volta. Ok, Ale, stop. Allora, adesso ragazzi, qua abbiamo Sara, mi metto proprio, diciamo, di lato, in modo che possiamo vedere, tac, così. Che possiamo vedere il movimento. Allora, squat a bilanciere alto. Matti, che caratteristiche ha questo squat? Diciamo, particolarità? Cioè, ginocchia oltre le punte, setup? Ma, allora, questo squat, parli in generale, cioè, in generale bilanciere alto o questo qua? Vediamo, analizzerei proprio, senza stare a generalizzare, cioè, guardiamo quello che abbiamo di fronte, no? Cioè, Sara. Ok, allora, sì, mi senti? Sì, ti sento. Perfetto, sì, pensavo si fosse bloccato. Allora, lo squat di Sara ha come particolarità il fatto che riesce a entrare perfettamente all'interno, diciamo, delle anche, quindi a farsi spazio, quindi ha una buona mobilità a livello del bacino, che okay. Le consente appunto di infilarsi, e le ginocchia hanno la tendenza a esporsi abbastanza sul piano sagittale, quindi okay. Tendono ad andare avanti, però comunque questo può risultare una particolarità, un'anomalia,
ma a livello di non comporta errori perché comunque le consente di mantenere una buona linea di spinta, una buona traiettoria, nel senso che non le va il peso, non le si sposta il peso sul piede durante la discesa, ma il peso rimane a centropiede e riesce a mantenere una traiettoria lineare durante la discesa e durante la salita. Ma facciamo un'altra così. Sì, dopo torniamo su questo, Matti. Cioè, molto, molto. Se vuoi descrivere lo squat mentre lo fa, secondo me è perfetto, no? Cioè, anche il discorso che stavi facendo Sì. delle ginocchia che vanno avanti, ma il peso rimane a centropiede. Allora, la partenza è leggermente inclinata, non è drittissima, diciamo, qua in partenza, appunto perché trova già il suo angolo e poi da lì ci si appoggia in discesa. Se Sara stesse più dritta, quindi col culo più sotto al bilanciere, stai col Esatto. atto qua, non avrebbe il piede appoggiato a terra, giusto Sara? Cioè ti senti sballonzolante e instabile. Allora, anche Esatto. l'idea del col bilanciere alto sto più dritto, ma sì, dipende, cioè certo non ti puoi capottare in avanti col bilanciere alto, però poi la posizione di Certo, è partenza, chiaro. magari Alessia col bilanciere più basso che parte più dritta. Quindi anche lì generalizzare, cioè va pesato caso su caso, no? Qua abbiamo un high bar che comunque parte inclinato. Scusa, ti lascio continuare, Matti. Ok, sì. Vai pure, perfetto. Durante la discesa, come dicevo prima, nonostante sia uno squat ai bar, l'inclinazione, cioè, vi è abbastanza inclinazione del busto, come possiamo vedere dalla partenza. Le ginocchia, come dicevo prima, tendono a quasi superare la punta del piede, non si vede bene dal video, dall'angolazione, però comunque oltre ad andare un pochino avanti, tendono ad aprirsi anche lateralmente. Quindi i femori, diciamo, tendono ad aprirsi lateralmente, fanno spazio al bacino per infilarsi. Esatto. Questa cosa le consente non solo di fare spazio e di entrare, ma allo stesso tempo di mantenere una traiettoria perpendicolare, quindi di non avere sbilanciamenti sulla sagittale o comunque sbilanciamenti, diciamo. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie, dopo le vediamo anche con un po' più carico. E ok, adesso è il turno di Miss Alexia. Ok. Benissimo. Ok, Matt, fai l'analisi tu, poi magari facciamo dire anche a Jack se so che ultimamente ci abbiamo lavorato, questo è uno squat molto più elaborato su un soggetto che trova più difficoltà sicuramente in maniera istintiva a fare squat. Ok, sì, beh, praticamente la posizione di partenza rispetto a quella di Sara, il busto è più verticale, quindi Ok, a grazie. parità di posizione di bilanciere, diciamo che è più verticale, anche se comunque in partenza è leggermente inclinata. Ma è la posizione stessa di bilanciere che le chiede di essere leggermente inclinata per Sì? avere il peso perfettamente scaricato sul piede. Secondo me la paradossale, Matti, è che adesso mi faccio vedere, non è che sia sparito per dare spazio alle ragazze. La cosa paradossale, particolare, chiamiamola, è che cioè, da un bilanciere basso io mi aspetto, ok, mi posso inclinare di più. Da un bilanciere alto mi devo inclinare meno. Lo tengo alto perché in realtà quello che mi pare e vincere anche dalle valutazioni che fai tu, in base anche a quello che vedo, no? È come se il corpo ha un suo modo, che noi lo sappiamo o no, ha un suo modo per tollerare carico, accumulare e rilasciare energia. Il bilanciere deve essere in quel punto tale da mantenere il baricentro al centro del piede quando faccio il movimento. Quindi non posiziono il bilanciere perché voglio più o meno carico sulla schiena. Il mio corpo ha un modo giusto, teorico, ok, magari inarrivabile, però ha un modo giusto. Io, Certo. con l'esperienza e con l'allenamento, devo andare a mettere il bilanciere in quel punto che mi permette di mantenere equilibrio, stabilità, sinergia muscolare, eccetera, eccetera. Esatto, linea e quant'altro. Ok. Intanto,
Se per te ok, Matti, facciamo fare un'altra ad Alessia. Sì. Sì, una particolarità di questo squat, secondo me, è legata al fatto che lei può mantenere il busto abbastanza verticale anche quando è in buca, perché riesce a trovare spazio con i femori. Quindi lasciando scorrere le ginocchia e i femori verso l'esterno, ha spazio per infilarsi. Quindi non si trova a dover buttare troppo indietro il bacino per scendere, ma si trova proprio a scendere quasi a piombo tra le gambe per risalire. Sì, questa secondo me è una caratteristica, poi ti chiedo una cosa sulle ginocchia. Questa è una caratteristica, tanto Sara possiamo mettere 40. Secondo me questa è una caratteristica proprio di Alessia, delle anche di Alessia, ok? Non è una cosa che capita sempre, tantissimi soggetti, penso solo alla Sara, a Mazzantini, Albi già di più, anche se tiene comunque il bilanciere non bassissimo. Però molti atleti devono invece prima ingaggiare l'anca, giusto Matti? Mi senti? Sì? No? Matti è esploso. Ok, spero di recuperare Matti, ragazzi. Vi chiedo un test di audio. Senti Matti? Matti? Matti, mi Ok, senti? ci sono adesso. Sì, adesso Ok, sì. ok, ok. Ti stavo dicendo, poi chiedo a tutti i ragazzi se è tutto ok con l'audio, eccetera, e facciamo andare Sara. Per quello che ho visto, è una caratteristica che ha Alessia, ma che non è una definizione di buono o non buono. Cioè, ci sono dei soggetti che per scendere non devono fare sostanzialmente niente, che semplicemente si infilano in mezzo e salgono, e altri, a parità di bilanciere, ok, grazie. Conferma dell'audio e altri invece che devono magari prima precaricare o comunque esporre Esatto. il femore sull'asse sagittale in termini di negativa, no? Cioè che devono andare dietro col sedere prima di scendere. Esatto. Io rivedrei Sara con 40. Allora, ragazzi, il bilanciere, dopo mi avvicino. Il bilanciere è sopra trapezio. Okay, cioè ben sopra la spina della scapola. Molto alto, sì. No, come possiamo vedere, il carico la costringe a partire leggermente più dritta col tronco. Ok. Appunto perché il carico stesso le fa capire dove è il suo centro del piede, cioè dove deve scaricarsi il centro di massa durante tutta la discesa. Quindi di conseguenza la costringe a essere un pochino più verticale rispetto a prima. E questo, Matti, secondo me è un'interessante conferma del fatto che noi abbiamo una tecnica che è carico dipendente. Certo, sì. Io per fare 150 non dovrò necessariamente usare la tecnica che mi porterà invece a fare 200, a fare 250, ma sarà la stessa competenza motoria, cioè è come se dovessi mappare il mio corpo a comportarsi in un modo sotto fatica e non a eseguire dei gesti assoluti, perché questi No, gesti vero. assoluti, se sono definiti a carico zero, potrebbero non andare bene a carico alto. Cioè, sarebbe un controsenso, no, Matt? Svolgere a bilanciere vuoto a 60 kg quello che farò con 300 o con 70, Vabbè. caso È contrario, 100 è quasi al massimale, impossibile, no? Boh. cioè, perché non ne ho la necessità di farlo. Concordo, è assurdo, però purtroppo è quello che viene spesso, no, consigliato. A bilanciere vuoto, muoviti come se avessi il bilanciere vuoto. Muoviti giusto, acquisisci delle competenze per quel carico e poi però devono essere delle competenze che sono compatibili con quello che tendrà a carico più alto. Ok? Diamo un'occhiata. Esatto. Chiedo a Alessia di fare un pezzettino in più indietro, così sei perfettamente in centro, esatto.
Buono. Ok, allegati. Ma su Alessia, rispetto a prima, non è cambiato sostanzialmente niente, nel senso che avendo sì, anche un massimale più alto rispetto a quello di Sara, chiaramente sarà il carico maggiore a farle capire cosa deve fare. Qua, insomma, carico ancora molto basso, adesso, non c'è molto da, da evidenziare. Se per te ha senso, Matt, farei fare Sara, magari con un po' più carico, anche Alessia per sì, l'ultima serie. E, dopodiché vorrei sapere anche da Jack un secondo che lavoro è stato fatto su Alessia, perché ovviamente è una cosa, ragazzi, che per chi ci sta guardando ovviamente tramite video e non è qua, è difficile da cogliere, e magari vi faccio fare qualche serie ulteriore, mi odierà Alessia che ha fatto 10 ore di lavoro ed è una santa donna. Sto prendendo bene. Ok, allora tirerà al massimale, utilizzavo questo... strategia psicologica per indurla a tirare. Benissimo, possiamo continuare con il nostro allenamento. E 50. 50. Sì, facciamo salti di 10 fino a 180. No. Andate vicino al limite. No, dicevo, ragazzi, la cosa molto difficile da rendere in questo momento è la naturalezza di uno squat che è sicuramente più istintivo da parte di Sara, indipendentemente da high bar, low bar, e uno squat che invece è stato estremamente ricercato, implementato, ma penso abbiate fatto tantissimo, no, lavoro, oltre a quello che ho visto io direttamente, ragazzi. Poi dopo Jack ci racconta. Secondo me è interessante capire come si è arrivati a una soluzione di questo tipo che vi posso assicurare è ancora in evoluzione. Ok? Quindi considerate lo squat di Sara come qualcosa che certamente c'è naturale, certamente, però è più naturale, cioè si mette il bilanciere sulla schiena, bene o male esce qualcosa di già congruente. Vai, bilanciare, facendo complimenti a Sara per gli insulti che ho fatto a Davide la volta scorsa. Ok, Sara, giù. Grazie. Allora, Marco, mi metto davanti a Sara. Sì. Okay, in modo che vediamo l'atteggiamento da davanti, perché abbiamo visto solo di lato. Ok, perfetto. Un minuto, facciamo un'altra serie, lasciamo un attimino recuperare. Tac. Ok. Così ci vedi, Marti? Sì. Sì, 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 bene. Secondo me è anche interessante perché di lato, no, Matt, tu anche che hai fatto tanto lavoro su agonisti, quello che si percepisce un po' a pelle adesso, al di là di ogni tecnicismo che possiamo analizzare stasera, è che questo squat non sarà lo squat con cui Sara fa 120 kg. No. Ma non deve neanche esserlo, perché 120 adesso è lontano rispetto a quello che Sara sa fare oggi, ok? Esatto. La tendenza, quando ci si affaccia alla tecnica delle alzate, è quella di ragionare esasperatamente all'infinito. Cioè, ma io così posso fare 1000? No, ma quanto fai 999 che vuoi fare 1000? Oppure ragioni in termini di quello che è il tuo potenziale di oggi per fare dei piccoli scalini. Questo è quello che io... Esatto. Non so se è la stessa cosa che comunica istintivamente a te, però è uno squat buono, uno squat che sicuramente le apre un miglioramento, che le dà determinato controllo, eccetera, eccetera. Intanto Sara si vuole riprendere, però è uno squat che chiaramente non potrà fare un determinato tipo di salto sì, infinito, esatto. no? Perché non lo Sì. deve fare.
Buono. Sì, direi molto bene, buon controllo. Sì, buono. Carico che ancora non impegna la struttura, si vede. No, e... esatto. Alessio. Ok, grazie. Allora, tra un minuto darei anche la parola a Jack per fargli raccontare, no, quello che è il lavoro che è stato fatto. Marto, chiedo una tua impressione su quello che stai vedendo e poi ho una cosa da dire, no, in termini di correlazione di fattori. Ma allora, diciamo che essendo abituato a vederle sempre le ragazze, è uno squat buono, cioè nel senso non c'è molto da dire, nel senso che bisognerebbe vedere con più carico se succede qualcosa. Con questo carico è un buono squat, non ci sono molte cose da dire. Okay. Hanno delle particolarità che però non comportano per ora errori, quindi rimangono solo delle particolarità. E poi arriviamo anche a quello che chiede Alessandro, cioè le ginocchia che si chiudono andavano bene e appunto... esatto, quello dico. Guarda questo. La cosa che a me colpisce o che vorrei sottolineare è proprio il fatto che non si vede che uno è ai bar, l'altro è low bar. Cioè non, l'idea di low bar è l'idea di low bar americana anni 90 con la bandana urla, in cui c'era qualcuno che era molto forte di stacco e andando a prendere i vantaggi motori dello stacco stava larghissimo di piedi. Bilanciere bassissimo, busto inclinatissimo e bilanciere basso per forza. E sì, non è quello il low bar. Cioè, il low bar è posizione bilanciere in basso sulla schiena, più basso rispetto alla spina della scapola o anche addirittura vicino al centro schiena. Alcuni esasperano, no, questo concetto, Blaine Sumner e alcuni atleti molto molto voluminosi. Però la cosa secondo me evidente e che mi va di sottolineare è che se uno le guarda da lontano, non dice quello è un classico squat low bar dove il tizio si inclina. No. Anzi, l'angolo di inclinazione dell'anca è molto simile. Sì, assolutamente. E l'altra cosa interessante è che Alessia ha in proporzione il busto più lungo. Sì. E sta con le gambe più larghe. Cioè, la logica vorrebbe dire, io ho il busto più corto, Sara. Ok? Ho il busto più corto, quindi il femore più lungo, quindi per annullare l'esposizione del femore sull'asse sagittale, sto con i piedi più larghi, mi infilo in mezzo, mi inclino di più, tanto il busto corto ed eventualmente esatto. Il low bar. Però in questo caso non capita, ma perché non capita? Secondo me perché è un insieme di fattori che insieme compone lo squat. Esatto. Come se fosse una gru che deve sollevare qualcosa. Ma la gru non necessariamente deve stare vicinissima alla cosa da sollevare, perché magari ha una conformazione, ha un argano, ha delle leve che consentono di erogare la giusta forza per il giusto tempo e con la giusta sinergia tra le varie parti della gru, solo se c'è una determinata distanza, solo se tutto il resto funziona. Ok? Questa cosa Sì, esatto. è interessante. Allora farei un giro, Sara, un giro. Alessia, ok, Matt, tu intanto se vuoi anche dare un'infarinatura, no, su questa cosa delle ginocchia, la reazione, chiudere quando è un errore, quando non è un errore, e poi vediamo Jack, vediamo Sara, Alessia e Jack ci spiega lo squat di Alessia. Perfetto. Confidente, 3-4. Oh, allora, in questa serie si vede molto bene il movimento delle ginocchia in uscita dalla buca soprattutto, che è vero che le ginocchia tendono
a chiudersi verso l'interno, ma non comportano nessun tipo di sbilanciamento sull'asse sagittale, quindi cioè, sostanzialmente non si sbilancia in avanti, quindi non comporta degli errori, è semplicemente una particolarità, almeno fino a questo carico è una particolarità. Poi bisognerebbe vedere con più carico se questo chiudersi delle ginocchia aumenta e se aumenta cosa comporta, chiaramente. È un pochino come nello stacco, se fletto la schiena, quanto la fletto, con che carico, aumentando il carico cosa succede. Adesso non vedo errori, Ok, sinceramente. cosa manca perché quello sia un errore? Cioè, tu dici, vabbè, le ginocchia sbacchettano leggermente all'interno, ci fanno così, scende, no? Poi Beh, sale. se le sue Ok. ginocchia sbacchettassero all'interno e perde la curva lombare, si arriccia a livello toracico e si sbilancia in avanti, cioè mancano una serie di fattori, diciamo, nel senso che se le ginocchia si chiudono all'interno, ma lei mantiene la curva in fisiologia, la linea del bilanciere rimane invariata, allora è molto, molto difficile che sia un errore. Chiaro, chiaro. Ok, Ale. Quindi ancora una volta è l'insieme di fattori. Però attenzione, non è la solita roba del sì, l'atleta va guardato nella globalità, dipende, robe fumose. C'è proprio un processo, no, di identificazione. Cioè, se le ginocchia si chiudono mentre il soggetto sale, allora se non accadono se non accade un'altra serie di cose ben precisa a cascata, allora non è un errore. Ok? Ok. Matt, osservazioni tecniche, valutazioni, eccetera? No, in realtà è come prima, non ho visto differenze. Cioè, nel senso che ha aumentato il carico, tra l'altro le prime due erano ancora meglio di prima, secondo me, le prime due ripetizioni Ok. rispetto alla serie di prima. Ma il carico la setta un po' di più, le dà un po' più di compattezza e le dà più linea. Particolarità, ok, tende a chiudere le ginocchia anche lei in spinta, però per ora anche questa rimane una particolarità. Chiaro. Ok, adesso solo se vi va. Tengo un po' più di carico. Solo se vi va. Devi dirmi così, così. 70. Anche una sola singola, eh? E ovviamente per convincerle c'è tutta una storia di abilità che permettono di dire no, ma sì, faremo 40 kg, sì, faremo 40 kg. Però alla fine sono gasate anche loro. Quindi. Allora, cintura, la usi o non la usi? La usi. Ok. Considerato che il massimale di Sara è di 85 prima della quarantena, Ok. questo è già un buon carico. Però essendo fidanzata, quindi tranquillizzatevi tutti, ragazzi, essendo fidanzata con Davide e avendo visto il decremento che ha avuto Davide durante la quarantena, presumo che rimanga sotto a 70 a questo punto, se è proporzionale, no? Potrebbe essere. Mi fai bene. Ok, singola. Non avere fretta. Allora, molto bene. Hai visto robe, Matti? Ma allora, l'unica cosa che ho notato, poi magari è una percezione mia ad occhio molto volatile, è che con 10 kg in più sulle spalle ha posizionato i piedi frettolosamente ed erano un po' più stretti di prima. Questo è quello che ho visto. Si è Concordo. sentita più schiacciata a terra e Sì, non ha messo a posto bene i piedi. per trovare la sua Sì. posizione.
Ne approfitto per dire una cosa, Matti, che quando stavo facendo squat e tu le hai parlato, era come una sorta di ologramma o di voce robotica che parla. Allora, io spero solo che Elon Musk, che con Neuralink faccia abbastanza in fretta, così quando io e te non ci saremo più, saremo uploadati su un device e potremo continuare a infierire sulle persone come da figata. Da una qualcosa sott'olio, non so, sott'olio che non penso. Quindi c'è un pezzo di un dito sott'olio che parla. Benissimo, vale. Ok. Bene. Adesso ragazzi, se mi concedono, e se per te è una buona idea, Matti, stessa sì. cosa, 70-70 visti da di fianco. Ok, ci sta, va bene. Allora, con calma, con i vostri tempi, io mi metto di fianco come eravamo prima, ok? Cioè qui. Eccoci qua. E possiamo osservare Sara che ci fa un'altra singola a 70 kg, la vediamo da di fianco. Delle differenze che c'erano tra i due squat, che erano piccoline in termini di capacità di spinta, reazione al carico, eccetera, cioè a 40 kg uno dice, ok, il massimale è identico, o non si capisce, addirittura sì. dinamica Sara, ok? Sì. Poi arriva un determinato carico che impegna la struttura, questo almeno dal vivo era molto evidente, impegna la struttura e quindi ci sono delle diversità, delle deviazioni, delle evidenze, sì, si manifestano, no? Delle differenze in termini di movimento, ok? Quindi, se sei d'accordo, Matti, oltre a dire a Sara di posizionare i piedi più con calma, ok? Quindi prenditi il tuo tempo, tanto ci hai detto che è tranquillo e facile, e facciamo una singola e la vediamo da di sì. fianco, ok? Perfetto. Vediamo. Vai Saretta. Bravo. Questo è molto buono, eh? Brava, brava. Brava. L'unico appunto, se devo proprio essere pignolo, e con più carico, secondo me deve stare un pelo più avanti coi piedi per staccare il bilanciere, okay. per essere un pochino più sotto. Metterti più sotto quando stacchi. Ok. Però bene, buono. Sì, sì. Allora, ultima per Alessia. Sempre la vediamo da di fianco. Ok. Matti. Allora, secondo me si nota abbastanza bene quello che ho notato prima da davanti, che è un'inquadratura insolita per lo squat frontale, però è interessante. Cioè, nel senso che ho prestato attenzione alle ginocchia, se vogliamo metterla così, frontalmente, alle ginocchia e al bacino, cioè tutta quella zona lì. E quello che ho notato su Alessia è che in basso aveva fretta, quindi non si dava il tempo di entrare, okay. e di conseguenza si buttava indietro, cioè tendeva a chiudersi maggiormente l'angolo dell'anca, quindi okay. tendeva a buttarsi un pochino indietro.
E qua, secondo me, si è visto un pochino di più questa cosa qua. Cioè, si è visto un pochino di più. Si è visto che quello che ho notato frontalmente, insomma, era abbastanza vero, secondo me. Un pochino di fretta, cioè, in discesa. Deve darsi appena più tempo in basso, in maniera tale da riuscire a fare lo spazio che le serve per entrare. Boh. Allora, vorrei fare questa precisazione dopo questa giustissima osservazione di Matti. Il lavoro che Alessia ha dovuto fare per raggiungere una esecuzione di questo tipo è stato gigantesco e precisissimo. Okay? Penso che d'ora in poi Matti le dirette le farò così fuori campo e vedete solo le mie mani che si muovono per di capire che cosa sto facendo. No, chiamerei Jack, il quale ci può spiegare il tipo di lavoro in maniera abbastanza riassunta che è stato fatto, cioè ok, arriva Alessia anni fa e XYZ succede questo, perché allora, bilanciere basso, perché bilanciere alto? Io penso che innanzitutto sia uno squat ancora acerbo, ma non è a causa di Alessia o della sua struttura. Alessia, avendo gareggiato 2 anni di fila, è dovuta scendere tanto di peso. E ovviamente, se non hai consolidato per anni la tecnica, scendere di peso ti porta a cambiare tecnica. Quindi è un cambiamento costante di tecnica sullo squat, bilanciere alto quando eri in definizione, tecnica molto lenta in discesa, lenta la salita per dare più enfasi sulla costruzione muscolare o sul look del muscolo. E quindi il tempo è più lungo per costruire uno squat che sia quello definitivo. Questo è quello che ho visto io nella preparazione con Alessia. Chiarissimo, ti chiedo di chiarire questo punto, perché so già che qualcuno potrebbe malinterpretare. Cioè, non è che col bilanciere alto costruisco il muscolo e col No, bilanciere basso no, 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 faccio forza. certo. La scelta tua con Alessia è stata quella di indirizzare in una determinata fase, in una determinata fase di restrizione calorica, dove comunque le energie per tirarsi così a bomba vanno giù, questo è un dato di Assolutamente. fatto, è stata una scelta che è stata tempo dipendente, periodo dipendente. Certo, quindi no, vabbè, ma il bilanciere alto in alcune fasi l'abbiamo cambiato, quindi è tornato di nuovo a bilanciere basso, poi di nuovo alto. Questo ovviamente, cioè, non dà stabilità al corpo e quindi non riesce neanche a consolidare uno squat che sia quello appunto definitivo. Abbiamo deciso dopo la gara di abbassare un po' il bilanciere per aumentare un po' anche, diciamo, la leva a favore di Alessia, che si trova meglio col bilanciere basso, però ancora in Certo. costruzione, cioè non è uno squat definitivo, è più macchinoso, infatti, però le ha permesso di andare su col carico, di fare 100 kg, che comunque è PR, che non aveva mai fatto, Certo. e anche il peso che è andato su, ovviamente deve stabilizzarsi, e questo porterà altro tempo di Certo. tecnica di lavoro, insomma. Secondo me è interessante, Jack, il fatto che voi, sperimentato tu, Zanutto, non ne parliamo neanche, che è poveretto, è 2 anni, Lo che so. si tira a bomba e il suo corpo passa da un determinato volume, Sì. una determinata anche presenza di adipe, che comunque è strutturale una volta che Esatto. metto la cintura, eccetera, eccetera, ha magari una definizione estrema e queste cose cambiano molto le carte in tavola. Certo. Quindi, secondo me, se parliamo, no, tanto di routine, di stabilità, di avere sempre lo stesso tipo di stimolo, è anche importante avere circa sempre lo stesso tipo di corpo. Assolutamente sì. Perché se io mi tiro per una competizione, ragazzi, bisogna competizione di natural bodybuilding, in questo caso una competizione estetica, io devo andarmi a tirare tantissimo, ridurre calorie, andare a fare un certo tipo di lavoro, e io ho un corpo diverso. Cioè, non è tanto una questione di energie, è che proprio il corpo è diverso. Cioè, quella gamba non ha più quella circonferenza, non ha più quella struttura, la cintura mi tiene meno perché il punto di vista è più sottile, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi questi sono sicuramente dei cambiamenti che hanno influito sul trovare da parte di Alessia negli ultimi 2 anni. Sicuramente, se adesso dovesse mai fare 3 anni off season o comunque di stabilità di peso corporeo, avrebbe, oltre che una crescita muscolare, però meno zigzag, no? In termini Esatto, tecnici. esatto. Ok. Sarebbe uno squat più naturale alla fine, ecco. Ok. Matti? Ah, niente, concordo su quello che ha detto Jack, cioè nel senso che serve una fase lunghissima di stabilità, cioè che è quella che purtroppo le è mancata,
e piano piano sta trovando adesso. Quindi, insomma, sono chiaramente in linea con quello che ha detto. E per quanto riguarda lo squat delle ragazze, da aggiungere non ho altro, nel senso che da 40 a 70 kg. Il movimento non ha avuto grosse variazioni, questo è sintomo del fatto che c'è chiaramente un ottimo lavoro alle spalle. Certo. E, sì, per quanto riguarda le ragazze non ho altri punti da fare. Ok, hai bisogno di vedere qualcos'altro? Lascio andare le ragazze, volete fare 100, vuoi fare 100? No, se siete ancora abbastanza riscaldate sul movimento, si può fare 5 kg in più per Sara, se ha voglia. Ok, cosa dici, Matt? Sì, oppure fare magari una serie con meno carico e farla stancare un po', vedere cosa succede. Ok, forse ha più senso anche perché non siete, almeno Sara sicuramente che deve riprendere un attimo confidenza, no? Che carichi. Allora, andiamo a 60 e vediamo che cosa succede con le ripetizioni. Ci sta. Molto bene. Molto bene. Bravo. Ok, sei lucida, c'è tempo. Ultima. Oh. Molto bene. Bravo. Bello, Buono. 7-8. Bene, no? Buon feeling. Brava, bravissima, sì. Molto Molto buono. bene. Matt, Brava. tua idea? Va, a me colpisce Ma un motivo questo squat, però voglio prima la tua impressione. a me colpisce il fatto che comunque in queste 3 settimane che ha ricominciato si è allenato con dei carichi molto bassi Ok. e colpisce, ma allo stesso tempo mi rassicura perché dico, ok, c'è un lavoro alle spalle che è buono, perché comunque 60 kg, 8 ripetizioni, già solo farne 8 mentalmente, cioè, volevo mettere un po' in difficoltà, ho detto così, arriva un po' la fatica, inizia a avere fretta, insomma, vediamo un po' di errori, no? In realtà, un po' per la diretta, un po' per, insomma, varie cose, però è stata molto brava, cioè, quindi, ma sicuramente un'ottima alzata, nel senso che tutte le ripetizioni, la linea era buona, il movimento era simile, erano analoghe le ripetizioni una con l'altra, il tempo di discesa e di salita era buono, cioè buono squat, buono, 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 buono e considerato appunto il fatto che 8 ripetizioni sono 8 ripetizioni, quindi la fatica è alta, anche se magari è solo di fiato, però comunque Sì, è beh, difficile stare lucidi. certo, assolutamente. E a me la cosa che ha colpito molto in positivo è il fatto che, ok, allora io ho tot energia, ho energie 100 quando inizio la serie, o 90 se sono già stanco, però comunque ho tot di energie, che chiamiamo 100 in questo caso. Con l'andare avanti della serie, faccio la prima ripetizione, secondo quelli che sono i miei ritmi standard, perché ho energie 100 e faccio quello che sono abituato a fare.
seconda ripetizione, terza ripetizione, le mie energie, piano piano, energie elettriche, gestionali, diciamo legate al metabolismo del muscolo, eccetera, eccetera, vanno a calare, ok? Allora, queste energie che vanno a calare, a differenza di quello che capita quando si è stanchi nello stacco da terra, che si tende a avere fretta, strattonare, voler fare in fretta la fase di salita, quello che accade in squat e panca piana quando il soggetto fa fatica e non è capace di fare fatica è accelerare la discesa, cioè franare e poi salire, perché il corpo ha meno energie. Qual è la prima fase che si trova davanti? La discesa. E accelerare e poi rimbalzare. Invece la cosa molto positiva che ho visto in questa serie è il fatto che Sara è riuscita a gestire molto bene la fase di discesa. Okay? Che è poi quella, soprattutto se si scuota bilanciere alto, è quella più delicata, perché appena sono un attimo stanco perdo più probabilmente il controllo di un bilanciere, proprio perché appena sono stanco meno controllo del busto del torace e ogni piccola oscillazione la pago cara col bilanciere alto. Okay? Quindi volendo anche creare una sorta di differenza tra le due situazioni, a bilanciere alto la stanchezza, a meno che io proprio non scuoti verticalissimissimo col busto e abbia i femori molto corti, però la pago cara la fatica, perché tendo a collassare in avanti. A bilanciere basso, generalmente, se è un buon bilanciere basso, la fatica si sente meno, la si paga meno, ok? Sì, perché è più distribuita. Ok, esattamente. Tu hai altro? Hai voglia di vedere altro? Ma in realtà, Sara direi che è a posto. Ok. Non so se volevi far fare una serie ad Alessia. Sì, guardiamo anche Alessia. Guardiamo anche Alessia, sì. Che tipo di reazione ha. Dovessi dare un consiglio ad Alessia, Matti, Jack? Datti tempo in basso. Datti tempo di fare spazio. La salita viene da sé. Brava. Molto buono. Vuoi buonissimo. Brava. Sì. Bravissimo. Bilanciere, accelera. Benissimo. Bravo. Vai, accelera. Bravo. Buono, giù. Bene. Bravo. Allora, bene. Possiamo dire, Matti, che generalmente una delle differenze grosse, almeno io la colgo, tra bilanciere alto e bilanciere basso è, a parità di rep medio-alte, il bilanciere basso è qualcosa che generalmente, proprio per il fatto di tenere il bilanciere e di inclinazione lavora di più in generale, l'anca in esposizione, cioè un torace esposto sull'asse sagittale, in generale, attenzione, non è detto che questo sia il caso, però a bilanciere basso le altre ripetizioni iniziano a impattare abbastanza. Sì, si vede, si è visto bene qua. Boh. Poi, premetto che col carico e senza carico Alessia e Sara scuotavano una più verticale, l'altra più, poi dopo col carico è cambiata la situazione rispetto a bilanciere vuoto. Ok? Sì. Però quello che mi ha dato l'idea a vedere queste due serie, cioè Sara e Alessia, è differenza, nonostante ci sia una differenza secondo me sostanziale in termini di forza assoluta, di massimale al momento, però la tolleranza alle ripetizioni a parità di carico è stata differente, cioè al corpo di Alessia costa con questo assetto, magari è una questione proprio anche di conformazione neurale, mi sta dicendo appunto che fa fatica Alessia con le ripetizioni. Può essere una questione anche soggettiva, assolutamente, però sì, sì, cosa si è vista abbastanza. Cioè lo squat di Sara era bene, sono lì, ok, mi infilo in mezzo, salgo, sculatina, salgo, poi dopo appunto parliamo anche della
sculata, uno prima ha detto sembra che alzi prima il sedere e poi la schiena. Cerchiamo di capire sì, no, come un errore, sarà un errore ad alto carico. Però la cosa, siccome che salta all'occhio, è il fatto che per Alessia questo è un 60%, ok? Per Sara è almeno un 75. Okay. E lo sforzo, l'impegno, il livello di fatica raggiunto in questo squat di Alessia piuttosto che quello di Sara era molto diverso, ok? Nonostante i risultati fossero a favore di Alessia, ok? Uno si aspetta che fanno tutte e due 8 ripetizioni, una col 70%, una col 60%, l'altra col 75%, quella che lo fa col 60% farà molto meno fatica. Non è detto, perché ci sono poi delle posizioni nomati del bilanciere, un assetto che può costare al corpo una determinata quantità di energia, ok? Sì, e quindi... sì. Cioè, a mantenere la posizione giusta, perché comunque non mi viene naturale lo squat. Ok. Quindi... sì, si vede. Alessia dice che lo squat non lo sente che si mette il bilanciere sulla schiena, scende, sale e va. È dispendioso a livello proprio energetico, no Ale? Il fatto di tenere quella posizione, e questo si vede tantissimo, no, Matt, nella panca piana. Sì. Cioè, ci sono certi soggetti che ti fanno delle serie da 10, ci sono certi soggetti per i quali il setup è così dispendioso da non poter fare serie con più di tot ripetizioni, e probabilmente Alessia nello squat ricade in questa casistica senza nulla influire, senza che questo influisca minimamente sul potenziale, sulla bravura, su... cioè sono caratteristiche, no Matt? Sì, esatto. Ok. Sì. Allora, ragazzi, io direi che in termini di pratica siamo a posto, cioè più di così, dopo fare dei fuori per tirare, non è il caso, cioè gli atleti e gli atleti che si allenano bene si devono allenare e tirare quando è il momento di tirare, come era l'altra volta per Davide e Jack, e ragazze non le facciamo spingere più di tanto, no. Okay? Cioè, ci tenevamo io e Matti a farvi vedere, intanto ragazzi se volete dare un saluto, così io e Matti proseguiamo nella trattazione analitica di non solo di quello che abbiamo visto. Ciao a tutti, buona serata. Ciao ragazze. Ciao, è stato fantastico. Grazie. Là dietro quella quel tizio, aspettate che lo becco, questo tizio qua, questo qui, è quello dell'altra volta, che giustamente sorveglia. Allora ragazzi, Matti, sì. Secondo me abbiamo elementi non solo per discutere di questo, ma per prendere spunto, no, da quello che abbiamo visto qui, per dire la sculata quando è un problema, la chiusura delle ginocchia quando è un problema, cioè analizzare in modo razionale, senza generalizzare, dire sì, bisogna poi considerare tutto il resto, no? Delle cose un po' che sono nell'aria e vanno a definire pochi parametri. Io voglio con te adesso cercare, come appunto facciamo ad ACIP, cercare di instillare un elenco di cose strane che posso vedere nello squat, sì. E queste cose strane definirle errore, non errore, particolarità, cosa da evitare a tutti i costi, in base ai valori oggettivi. Ok? Sì, ok. Adesso mi alzo con voi e vi porto alla lavagna, così siamo comodi per proseguire la trattazione. Ok? Tac, ti rimetto qua. Eccoci. Quindi, ma quello che voglio fare adesso, intanto grazie ragazze che stanno... andando, mille, una buona esibizione. Jack, se vuoi venire qua. Non vedrete per intero Jack, ragazzi, ma è qua di fianco. È qua. Sì, facciamo fatica a starci in due. Sì, sì. Allora, ma cosa facciamo? Io ti voglio porre, cioè, scrivo qua dietro, ok? Sì. Tipo, sculata. Cioè, prima di tutto definire che cos'è una sculata. Ok. Ok. Si dice sempre la prima cosa, no, che viene notata e che viene considerata essere un grande errore. Parti prima con le anche rispetto al bilanciere. Allora, esatto. Ti chiedo che opinione hai di questo. Cioè, quando la sculata è un errore, non è un errore, che cosa dobbiamo guardare?
Allora, diciamo che in generale quello che bisogna valutare è intanto che genere di sculata è, nel senso su che piano avviene, cioè se è sul piano sagittale o sul piano verticale. Quindi se è una sculata all'indietro, una sculata comunque verso l'alto. E quindi sì, o all'indietro o verso l'alto. Questo è il bacino del mio soggetto. Sì. Qua c'è il ginocchio, qua c'è il piede, qua c'è il pavimento. La sculata è questo pezzo dentro al riquadro, qua c'è la testa, ok? E qua c'è il bilanciere. Ora, questo pezzo qua, che è sostanzialmente il bacino, poi ragazzi, se per caso non si vede, ma dovrebbe vedersi, ok? Questo pezzo si muove nello spazio in una di queste direzioni o in una somma di queste direzioni, prima o in maniera non sincrona rispetto al bilanciere. Cioè, questo Esatto. pezzo qua fa cose che apparentemente non c'entrano con questo pezzo qua. Questa è la sculata, no? Dire no, la scula, ma così a carico alto, cioè, se ne abbiamo sentite, no, tante nel tempo. Quello che ti chiedo è, appunto, tu dicevi, dipende da che piano. Se tu dovessi dirmi in maniera oggettiva, ti chiamo, infatti c'è un soggetto che scula. È un errore o non è un errore? E tu siamo al telefono. Io ti chiedo, ma quando scula il bilanciere gli va avanti? Ok, quindi Il mio sculata. parametro è quello. Parliamo quindi di fattori correlativi, ci metto una CORR, correlato questo parametro, questo fattore di sculata deve essere correlato al bilanciere, cioè se un soggetto muove prima il bacino del resto del corpo in uscita di buca, per esempio, prendiamo la cosa più classica, no? Difficile che un soggetto sia perfetto, poi arriva a metà e supera lo sticking point e poi scula dopo. Si, di Sì, solito esatto. inclina Sì, è troppo proprio in uscita dalla buca, sì. l'uscita dalla buca. Allora, se uscendo dalla buca il mio bacino si muove chiaramente più veloce rispetto a come si muove il resto del corpo, le spalle o il bilanciere, potrebbe essere come potrebbe non essere un errore. Sicuramente la possiamo Esatto. la sculata un'anomalia, cioè rispetto a un modello assoluto che abbiamo in testa di perfezione e Sì. aurea di squat, è qualcosa di strano, giusto? Esatto. Essendo qualcosa di strano, tu dici, dipende da cosa fa questo punto qua. Sì, dipende, esatto, dipende da come si comporta la parte alta del tronco, comunque che reazione ha il bilanciere. Di solito, solitamente, secondo me, guardare il comportamento del bilanciere è un parametro, oltre tutti gli altri, che ci fa capire se è un errore o no quello che stiamo vedendo. Nel senso che come le ginocchia, cioè se io chiudo le ginocchia in salita, ok, cosa succede? Succedono diverse cose, però il bilanciere cosa fa? La posizione del bilanciere, il bilanciere va avanti, cioè sostanzialmente l'errore più grosso, a mio avviso, è lo spostamento del bilanciere lungo l'asse sagittale, cioè se il bilanciere mi va avanti, vado fuori baricentro e o mi ribalto o devo tirare indietro con la schiena. Quindi sostanzialmente, cioè quello lì può essere un parametro, secondo me, oggettivo molto buono, guardare il comportamento del bilanciere. Quindi, se tu vedi un bacino che si muove frettolosamente in una qualche direzione, ma non vedi il bilanciere che si muove avanti o indietro, capita anche indietro, eh? Sì. Potrebbe non essere un errore. Vai o ti accontenti di quello? Questa è proprio, cioè, non è una domanda da cui mi aspetto una certa risposta adesso, sono proprio curioso di sapere quella che è la tua opinione. No, diciamo che chiaramente mi deve quadrare, però se io vedo che il bilanciere rimane sulla sua perpendicolare, e solitamente se rimane la sculata visivamente non è una sculata data da uno scappare, è una reazione quasi automatica del corpo, cioè mi sposto da quel punto in cui magari per scendere devo andare leggermente fuori spinta.
Esatto. Un certo tipo di articolazioni deve andare un po' quello che succedeva in Sara, cioè Sara là in basso è non perché è... deve andare sotto e non è in spinta, ma ci deve andare perché ha il bilanciere alto e deve andare sotto al parallelo, quindi deve andarci per forza, cioè, però da lì non può spingere, quindi deve andare in spinta e poi andare contro il bilanciere, quindi di conseguenza è una sculata che è una necessità per il corpo sculare in quel caso lì. Difatti il bilanciere nel primo tratto di salita non si spostava in avanti. Poi col carico più alto possono accadere varie cose, però come chiaro. Abbiamo detto prima, intanto per fare lo step da 0 a 100 magari le basta questo. Poi chiaro. Per andare oltre magari ci sono da fare altre valutazioni, sicuramente. Però chiaro. Io nel caso in cui non vedo che il bilanciere si sposta in avanti, io per il momento l'accetto come cosa. E invece se il bilanciere si sposta in avanti, sicuro è sbagliato. Se il bilanciere si sposta in avanti, sì. Ok. Sì, penso sia sbagliato, sicuramente. Prova, cerchiamo di complicare un secondino le cose, perché dopo i ragazzi a casa non voglio che si accontentino del... Se scula e il bilanciere segue una traiettoria rettilinea, allora è giusto. Se scula e il bilanciere segue una traiettoria che tende a cadere in avanti, allora è sbagliato. Quindi gli dico di non sculare. No, quest'ultima frase, questo quindi... No, quindi è sbagliato, attenzione. Cioè, vedere che una cosa è sbagliata non ci garantisce che dicendo a questa persona che la cosa è sbagliata... Cioè, serve una cura, serve prima di tutto un'interazione col soggetto. Sì. Cioè, devo sapergli parlare, ma non parlare... Guarda Sarina, cerca quando esci dalla buca. Cioè, non è una questione di modo, è una questione di contenuto, cioè come ficco le informazioni all'interno del sistema nervoso di un Davide a cui cade il bilanciere. Dico, ah, non deve cadere il bilanciere. Questa è l'osservazione. Sì. Quindi in un caso, tu prendi, Matt, ti faccio questo esempio, una Sara, ok? Che mettiamo la serie a 60, lei deve fare 8x8 invezione, ha 60 kg, ha fatto una serie da 8 prima, ok? Sì. E tu vedi che già un po' dalla prima ripetizione e poi le incrementa questo errore man mano che va nella serie, scende, scula un pochettino, va un po' avanti il bilanciere e poi sale. Sulla chiave, sulla linea di quello che sto dicendo, ho detto adesso, cioè tu vedi l'errore è la sculata, ma beh, solitamente l'errore, come dicevamo l'altra volta per la panca, in un'alzata in cui c'è la fase negativa, nasce o dalla fase negativa o dalla fase di setup, cioè ancora prima di scendere. Quindi lì, nel caso in cui, per esempio, quando prima ad Alessio ho detto di darsi più tempo in basso, era perché vedevo che su di lei quella sculata la portava ad andare avanti rispetto a quello che vedevo su... ecco, qua questo esempio, cioè abbiamo l'esempio pratico, nel senso che su Sara non la portava ad andare avanti, su Alessia il fatto di non darsi tempo in basso la buttava già indietro, quindi quando sculava andava avanti. Certo. Quindi nel caso in cui accade questa cosa qua, appunto ad Alessia l'ho detto di darsi più tempo durante la discesa, dargli il tempo di infilarsi per poi uscire dalla buca in maniera automatica. Chiaro. Cioè, non le ho detto di non sculare o di non buttare indietro il culo mentre scendeva, sostanzialmente. Ok, quindi per esempio lì tu vedi un soggetto che sicuramente non è predisposto alla fatica, no, Jack, su quell'esercizio. La fatica sopraggiunge, iniziano a succedere delle minchiatine e tutti hanno magari il loro esercizio in cui tollerano poco la fatica sulle ripetizioni, sulla maggior parte delle persone, la panca ovviamente. Iniziano a capitare cose, individuo un errore, cioè io non posso ovviamente accettare sul lungo periodo un soggetto che scende, scula, il bilanciere va avanti e lo tira di schiena o succedono cose strane, con dita, contorsioni, eccetera. Sì. Però l'azione da parte tua non è stata quella di no, non sculare, non fare, perché... Il non scula, cioè il corpo, se si accorgesse che scula, non lo farebbe. Cioè, sì, sì, esatto. Il corpo fa le cose giuste, no? Se uno vuole migliorare lo squat, attivare le gambe e compagnia bella. Quindi la cosa che a me è interessante è che si interviene in maniera chirurgica e soprattutto in maniera razionale che risponde a delle regole. Cioè, il
mondo tecnico è diventato negli ultimi anni un insieme di regole buttate lì da improvvisatori della situazione che con un po' di intuito, con un po' di magia, dicono sì, dai, sì, caricala anche, poi sali, poi dopo fai questo. Sì, che in alcune situazioni funziona, però su larga scala no. Invece, secondo me, è molto interessante, almeno per me, è molto, cioè un grande vantaggio lavorare con uno strumento di questo tipo, dire bene, sculata, noto un'anomalia, cioè ho il bacino che mi va in qualche punto strano, noto un qualcosa che non va bene, correlo questo col comportamento del resto del corpo. Cosa fa il bilanciere, com'è il peso sul piede, ci sono delle rotazioni dei ginocchia, come si comportano, sono sull'interno, sull'esterno, e il collo com'è, eccetera, eccetera. Il bilanciere rotola, non rotola sulla schiena, ci sono una serie di cose da guardare. In base a quell'anomalia, in base alla presenza di quell'anomalia e alla coesistenza di altre robe che capitano, stabilisco in maniera ordinata cosa dire e come dire, come, sì, come interagire col soggetto, ok? Questo secondo me è molto interessante e rende il nostro lavoro una professione, non una improvvisazione e non una cosa, esatto, che è al semplice intuito. Cioè, avere uno strumento che ti permette di dire, se io ho un soggetto che fa questo, ma questo non avviene insieme a quello, allora dico questo, lo taccio. Se, sì, capita questa cosa assieme all'altro, eccetera, eccetera. Poi è ovvio che dopo lo strumento diventa di Mattia Sileno, che lo fa proprio col proprio occhio, con le proprie esperienze, col proprio corpo, col corpo di Albi, con gli atleti che seguo, eccetera, atleti, agonisti, non agonisti, e lo fai tuo e ti viene così. Cioè, lo guardo, dico, vabbè, deve andare più lento. Però il processo cognitivo che ti porta a dare un input piuttosto che un altro è molto interessante, perché deve essere costruito su delle regole precise. Cioè, no, sì, basta stop agli allenatori a percezione, l'intuito di, l'invenzione di. Allora, se l'intuito, l'invenzione di ti fa avere 14 campioni del mondo, tutti natural, con 8000 record del mondo, allora continua a inseguire quella strada. Ma è una cosa che su larga scala non paga. Questo è quello che io ho visto tantissimo. Ci sono tante persone in Italia che hanno un buon intuito, ci sono pochissime persone che hanno uno strumento, e lo strumento è quello che ti permette di scegliere in maniera razionale e soprattutto di spiegare al soggetto, ok? Quindi interagire. Per modificare uno squat a Sara, non devi spiegare quello che spiegheresti con me, a me al bar. Cioè, a me dici, minchia, Sara scula perché fa questo, ma quando parli con Sara, Sara deve captare degli altri elementi. A Sara potenzialmente non interessa niente di sculo o non sculo, poi magari le piace conoscere, le piace sapere, va bene, però per il suo miglioramento non basta e non serve il fatto che io le spieghi l'errore che fa. Io devo trovare, devo conoscere uno strumento d'azione, che è poi quello che stai descrivendo tu, no? E darsi più tempo in discesa, anziché dire non sculare. Tu, per esperienza e per utilizzo di questo strumento, sai che quel fenomeno ha origine, giusto Matti? A causa di un'abitudine, o a causa, perché poi hai tanti fattori davanti, e quindi correlando questi fattori riesci a dare una guida, no? Questo, sì, esatto. Modo di lavorare, cioè, che rende nobile la nostra professione, lo dico in maniera molto chiara, cioè lavoro e posso tracciare un miglioramento su un soggetto perché ho uno strumento che è oggettivo, cioè che quando succede quello succederà questo, se succede questo dico questo e faccio determinate valutazioni che mi permettono di scegliere cosa dire in base alle situazioni. Mi è venuto fuori uno squat incredibile su questo atleta, punto. Ma deve essere per caso, perché poi ci sono tanti atleti in giro per il mondo che hanno squat bestiali, incredibili, senza avere avuto alcuna interazione da di fuori. Invece avere uno strumento chiaro, no? Qualcosa che mi dice, ok, c'è questo problema, è correlato a questo avvenimento nel corpo della persona, nella traiettoria del bilanciere, eccetera, allora scelgo cosa dire. E voglio chiederti, Matti, se tu hai la mia stessa impressione dal punto di vista lavorativo. Cioè di avere in mano... c'è qualcosa che ha un peso, no? Cioè, non è Mattia Sileno il giocoliere dei pesi, ma è una persona... Sì, no, è chiaro. Non è a caso. Le competenze ci mette l'invenzione, il tocco suo, però, cioè, se no, veramente facciamo un'esibizione, non è insegnare alle persone, no?
No, no, beh, è chiaro che bisogna avere, cioè, bisogna avere una buona base di conoscenze, un iter mentale, e poi, una volta che quell'iter lì l'hai assimilato, è chiaro che dopo poi ci puoi costruire un po' quello che vuoi sopra, però cioè, devi avere una strada ben precisa e delineata, se no è casuale, cioè, vedi una roba, dai un input, se ci becchi bene. E poi la volta dopo, se succede di nuovo, cioè, quindi non riesci neanche a tracciare un percorso. Certo. E secondo errore che ti presento, Matti, secondo, no, scusami, secondo errore, seconda anomalia, ok? Chiusura, lo metto virgolettato perché chiusura ginocchia. Ok, cioè ginocchia che sbacchettano, sfarfallano, svolazzano. In Scendo. discesa o in salita? E scendo in buca, in un qualche modo esco e in uscita, o a un certo punto butto dentro. Ok, ma allora diciamo che generalmente è una reazione che hanno più o meno tutte le persone, questa qua, nel senso che durante la discesa il piede nello squat non è in spinta, cioè è in appoggio sul pavimento leggermente caricato sull'esterno del piede, anche perché se no, se il peso fosse all'interno del piede, non avrei spazio per scendere. Quindi di conseguenza in discesa si fa spazio, ok? Si crea spazio per scendere e in salita per spingere, cosa succede? Succede che il corpo torna sul baricentro, quindi dall'esterno del piede si sposta nuovamente su tutto il piede, quindi di conseguenza il ginocchio tende a spostarsi un po' all'interno, per poi spingere contro il bilanciere. Quindi è una reazione automatica al fatto di dover spingere contro qualcosa e usare tutto il piede. Cosa che magari, cioè, in uno stacco classico non vediamo perché già durante la discesa il piede è completamente appoggiato, dato che il bacino parte più alto che nello squat. Dato che nello squat devo scendere, il bacino deve andare sotto al parallelo, di conseguenza il peso si sposta più verso l'esterno e in salita tornerà su tutto il piede per spingere. Ha detto una cosa molto interessante, secondo me, cioè la discesa e la salita. Per il corpo scendere e salire, a livello meccanico, se noi parliamo a livello biomeccanico, cioè di come sono coinvolti i muscoli, prescindendo un secondo che il fatto che in discesa si allungano e in salita si accorciano, però se noi facciamo una fotografia del corpo in una determinata fase del movimento, apparentemente potremmo considerare la discesa come la salita, cioè lì lavora questo, lì lavora questo, in quel momento, se prendo lo stesso fotogramma di un soggetto che sale, apparentemente sono la stessa cosa, no? Cioè se io faccio una foto a metà altezza di una discesa, di una salita, teoricamente a livello Sì. biomeccanico sarebbe la stessa cosa. In realtà assolutamente no. Assolutamente no. Uno, perché scendere non è salire. Cioè, concettualmente parlando, lasciando perdere che è l'opposto, ma la discesa... Gestire un qualcosa che scende è un'azione che ha una collocazione, no? Nella testa di un soggetto. Gestire invece il movimento attivo volontario in una determinata direzione invece è un'altra cosa. Quindi la discesa è una, la salita è un'altra. Poiché spesso molti a parità di traiettoria i segmenti siano posti in maniera simile, quello è un altro discorso, è ovvio. Cioè, non è che un soggetto Sì. tende da essere umano e sale come un ragno, cioè il corpo è quello lì. E scende in un modo, sale circa nello stesso modo, quindi è simile. Però attenzione che come collocazione, in termini di, questo so che Jack ti piace molto, no? Come metafora, come collocazione del movimento, la discesa e la salita, sono due cose diverse. Matti, io spiegherei bene questo, visto che hai introdotto all'argomento. Cioè, se riesci a chiarire, perché cioè, è sottile, penso, se uno non ha mai sentito parlare di queste cose. Cioè, il peso... Se io in salita chiudo le ginocchia, il peso va sull'interno, va a centropiede, chiariamo questa cosa qua. Allora, diciamo che diciamo
dipende chiaramente dalla conformazione dell'anca e Ok. del bacino di quella zona lì e anche del femore. Però sostanzialmente il peso va a centropiede o leggermente può andare anche sull'interno. Ok, tu parli di discesa? Ok. Parlo in salita, parlo in uscita dalla buca, diciamo, anche se cioè, solitamente non è proprio nella prima parte di uscita dalla buca. Esco dalla buca, cioè... Se succedesse nella prima parte, cioè veramente lì Sì, collassi in. esatto. Sì, esatto. La prima parte di uscita la fa semplicemente l'accumulo elastico che abbiamo ottenuto in discesa. Una volta che incontro il bilanciere e devo spingerli contro, il corpo si mette in spinta sui piedi, quindi mettendosi in spinta sui piedi, quindi dovendo fare leva tra il pavimento e il bilanciere, per mettersi in spinta sui piedi, è chiaro che le ginocchia di conseguenza, quindi il fatto che le ginocchia vanno all'interno, non è un atto volontario del soggetto, quindi non butta le ginocchia verso l'interno, no, è una conseguenza del fatto che il corpo mettendosi in spinta, di conseguenza porta il ginocchio verso l'interno. Ok. Però magari quello che noi leggiamo è ha portato il ginocchio verso l'interno. Ok, magari questa lettura viene esasperata semplicemente perché durante la discesa in realtà abbiamo portato le ginocchia molto verso l'esterno, quindi magari non le stiamo portando troppo verso l'interno, ma le stiamo portando nella posizione ideale per spingere, che magari è perfettamente sopra il piede, ma non è troppo verso l'interno. Cioè, no. Il fattore che stai sottolineando anche tu è che ci sta che le ginocchia siano più sull'interno in salita rispetto alla discesa, ma non al punto da andare oltre da quell'equilibrio del piede. E perché sta che vadano un po' all'interno? Non perché vanno più all'interno del giusto mentre salgo, ma vanno più all'interno rispetto a come erano posizionate durante la discesa. Perché? Perché la discesa non è la salita. La discesa è la discesa. Esatto. Della salita. Inoltre, c'è da sottolineare questa cosa, abbastanza complesso adesso descriverlo ai ragazzi a distanza, se fossimo in una possibilità di prendere un principiante dal vivo sarebbe sicuramente più facile, però provo a spiegarlo. L'ingranaggio dell'anca, abbiamo il bacino, abbiamo il femore, no? Non è un ingranaggio che semplicemente si muove con determinati gradi di libertà, ma a parità di flessione dell'anca, cioè arrivato a un determinato livello di flessione o di estensione dell'anca, il femore, per lavorare bene in maniera sinergica, ha bisogno di avere anche dei gradi di libertà in termini di torsione. E se io intra-extra ruoto il femore, il ginocchio va fuori dentro. Quindi l'idea secondo cui le anche sono una sorta di segmento imbullonato a sfera che fa così e poi cos'ha, cioè c'è un'idea molto fantasiosa, cioè che va bene quando voglio fare un video su YouTube con un manichino o uno scheletro di 10 minuti, così per dare un'infarinatura un po' generale, però in realtà i muscoli che regolano l'azione dell'anca in termini di movimento e di stabilizzazione prevedono anche che quando io poi incontro il carico su certi soggetti debba essere concessa una rotazione sull'asse longitudinale del femore, quindi un'intra-extra rotazione. Okay? Questo è da soggetto a soggetto. Quindi l'idea di dire a prescindere le ginocchia non si devono muovere è sbagliata. È meglio dire che se ci sono tutti fattori positivi e il soggetto tiene le ginocchia fermissime mentre sale, probabilmente siamo di fronte a uno squat buono. Però non è vero il contrario, cioè, o meglio, non è falso il contrario, cioè, se il soggetto sbacchetta con le ginocchia, dobbiamo valutare la situazione in base a poi dei punti in cui non ci addentriamo nello specifico stasera, però stiamo dando un attimo una chiave, no, di ragionamento. E questo lo vediamo, Esatto. almeno tu, anche che hai spesso a che fare con ragazzi che escono dalle classi e sono sostanzialmente dei principianti che stanno approcciandosi ai pesi. Ti volevo chiedere se riscontri
atteggiamenti o riscontri necessità da parte tua di dare attenzione a dettagli di questo tipo, cioè come si comportano le ginocchia, cosa dici a questi soggetti che magari scendono con le ginocchia invece all'interno? Allora, diciamo che generalmente quando capita ai principianti è legato proprio al fatto che non hanno una buona capacità motoria di gestire il movimento del proprio corpo rispetto al mondo esterno. E perché stai ginocchio? Mentre scendono? Allora, o è legato alla conformazione, come dicevamo prima, anca, rotazione del femore e tutto, oppure è legato al fatto che durante la discesa è un atteggiamento del corpo che va in spinta, cioè è come se durante la discesa, non essendo abituato a fare quel genere di movimento lì, soprattutto sotto certi gradi di movimento e di flessione dell'anca, il corpo tende ad andare in spinta sul pavimento. Quindi tendono a fare quello che dovrebbero fare in salita durante la discesa. Gambe rigide solitamente. No, cioè, sì. Ho un peso grosso sulla schiena, troppo spesso è troppo grosso, non qua, ma dico in generale, no? Negli squat che ci arrivano, coi coaching, eccetera. Troppo peso, vedi, della gente che o è vincolata a terra, però è vincolata male, infatti. Cioè non è vincolata, cioè uno dice vincolata a terra, Amerigo, ci fai una testa così con il contatto, è una bella cosa, no? Essere vincolata a terra, ma non è quelli di essere vincolati lì. No, esatto, no, non è quell'essere vincolato lì, cioè quell'essere vincolato è semplicemente essere stabile e fermo a terra. Questo è proprio un essere quasi aggrappato, cioè quasi certo. in protezione rispetto a qualcosa. Chiaro. Quindi si è proprio un atteggiamento del corpo. Domanda. Sì. Un soggetto che ti arriva e tende ad andare in protezione. Normalmente questo avviene perché il carico somministrato al soggetto è troppo elevato, ok? Cioè, sì. Le situazioni che vedo io è ho fatto fatica, ho troppo fatto troppa fatica sullo squat, non ero abituato al carico, non ero abituato alla fatica, quindi il corpo si prepara alla fatica già mentre scende, non applica delle regole che mi permettono di scendere in una maniera corretta e quindi spingo mentre scendo, ok? Sì. Questo per carico, troppo carico, oppure per troppa fatica. Ti voglio chiedere il tuo piano d'azione in situazioni di questo tipo. È una generalizzazione abbastanza banale, cioè astratta, no? Non ti dico hai un caso lì davanti, però cosa fai in quei soggetti che tendono a mostrare quella rigidità che uno dice devi fare mobilità. Ma no, in quel caso lì non devi fare mobilità. Devi un po' rimappare la centralina, cioè del soggetto. Quindi devi un po' ricostruire il gesto motorio, il pattern motorio. Quello che faccio di solito è ricostruirlo partendo dal corpo libero, quindi okay. Senza carico, senza bilanciere, in maniera tale da essere sgravato dal carico, quindi non avere vincoli, e fargli capire esattamente come deve posizionare il piede già prima di scendere, quindi se è molto aggrappato verso l'interno del piede, dargli un pochino più di carico sull'esterno del piede, fargli capire che non deve essere in spinta, ma deve essere semplicemente in appoggio, e durante la discesa magari dargli come input quello di lasciar scorrere il peso verso l'esterno del piede o piuttosto che appoggiarsi al pavimento anziché stare in spinta, dargli un input che gli permetta di rilassare i muscoli e di conseguenza lasciar scorrere bene le articolazioni in incastro. Questo chiaro. Di solito. Chiaro. E a questo proposito, secondo me, le isometrie sono molto d'aiuto perché è come se per dover mantenere quella isometria, allora, se tu in isometria sei in spinta bestia, non riesci. Cioè, non sperchi troppa energia. L'isometria, quando siamo al parallelo o appena sotto, o zona parallelo, è necessario essere una sorta di limbo, cioè sì. Okay. Quando io sono intorno a questo punto o appena sopra, per mantenere il corpo stabile nello spazio, io il piede non riesco a
tenerlo in spinta o far sì che sia perfettamente stabile il pavimento sotto di esso. Cioè, in termini di percezione, attenzione, ma l'isometria diventa una sorta di limbo in cui io sono vincolato a terra, però non sono in spinta. E secondo me questa cosa permette a molti soggetti, non è tanto una questione di tempo sotto tensione, abituo i muscoli, si rilassano, sicuramente sì, però do l'idea al mio corpo di essere come una sorta di treppiede, una sorta di lem lunare che atterra, tac, ed è così, e non è né schiacciato né in trazione, come idea. Sì. Cioè, magari pittoresca come descrizione, però secondo me quando mi capita di avere dei ragazzi che sono principianti, che sono molto rigidi, fanno fatica a scendere, la maggior parte delle persone a fare squat con un bilanciere sulla schiena, o hanno usato troppo carico, o hanno fatto troppa fatica, ma sono rigidi, fare loro l'isometria permette al corpo di stabilire delle radici percepite a terra, stabili, che però non sono di volontarietà di azione sul mondo esterno, in termini di spingo via o mi spingo via, ma galleggio, sono vincolato. So che è difficile, no, per i ragazzi a casa, andrebbe provato direttamente, però l'isometria, in base a quella che è la mia esperienza, dà proprio quello che dicevi essere importante tu. Quindi non percepire il pavimento come qualcosa a cui mi devo aggrappare in maniera esasperata, ma qualcosa che mi dà stabilità, e lì, punto, mi inchiodo in quella posizione e utilizzo quello come punto di riferimento, ecco. Esatto, sì. Allora, Matt, io risponderei a qualche domanda. Ok, che io da qua non le vedo. Sì, te le metto in sovraimpressione. Allora. Allora. Rispetto alla panca, quanto il settaggio comportando fatica può compromettere l'alzata? Perché mi capita un po' dopo le 8 rip a ritrovarmi stanco anche solo a starci contro a riposo. Ah, ci può stare. Beh, allora, rispetto alla panca, il setup costa la metà dell'energia. Chiaro. Chiaramente. E anche se l'assetto della panca, una volta che lo trovi, è un assetto statico, cioè sei fermo, sostanzialmente muovi le braccia, tra virgolette, anche se non è così. Mentre nello squat il fatto di muovere tutto il corpo in discesa e in salita porta a un degrado dell'assetto molto più facilmente, se vogliamo metterla così. Cioè, perché ogni volta che spingi e torni su, se non l'hai fatto in maniera corretta, quindi magari hai sculato, hai perso un po' il bacino, ti è ruotato un po' il bilanciere, ad ogni ripetizione l'assetto sarà sempre peggiore, quindi di conseguenza ci può stare che dopo le 8 ripetizioni fai fatica anche a starci contro a riposo. Chiaro. Quindi, in sostanza. Allora, potreste parlare anche della chiusura asimmetrica delle ginocchia, ad esempio il ginocchio destro che si chiude di più rispetto a sinistro, per favore? Beh, allora, questo qua probabilmente è legato, cioè può essere legato a una simmetria che nasce dal fatto che posizioni i piedi in maniera differente, o a rotazioni del bacino, o comunque a stress muscolari, o a rigidità muscolari di una fascia piuttosto che di un'altra. Quindi sostanzialmente quando c'è una simmetria di questo tipo qua è legata, cioè nasce a priori, secondo me, non è legata. Sì. Ok, approfitto per descrivere solo questa cosa. Allora, dicevamo prima, sculata, parlavamo di particolarità, no? E ricordo bene, sì, che l'anno scorso, per esempio, ad ACI abbiamo fatto un focus molto preciso su questo. Asimmetrie di quelli che sono i pilastri portanti in compressione devono essere zero, ok? Cioè, questo, qui non sto dicendo che per risolvere questo problema bisogna dire al soggetto le ginocchia così, no. Io sto solo dicendo che se c'è un comportamento asimmetrico delle cose che lavorano in compressione, per esempio prendiamo le braccia nello stacco da terra,
se c'è una piccola simmetria nella presa, a meno che non ci sia una torsione del resto del corpo, però se tendo a tenere un po' più larga la presa da una parte e dall'altra, le braccia sono in trazione, non vengono compresse. Se c'è una piccola asimmetria solo limitata agli arti o ai pezzi del corpo che vengono tirati e non schiacciati, questo dà poco problema. Però attenzione, perché se io ho le ginocchia che si muovono in maniera diversa in uscita di buca, quindi chiudo e mi metto in mezzo, scendo in uscita, sbiscio, ruoto, mi ruoto sull'asse longitudinale del corpo. Allora questo assolutamente è da evitare. Poi penso che anche Matti faccia fatica, no, a dire una soluzione assoluta, cioè lì bisogna vedere se c'è qualcosa di inchiodato meccanicamente, che abitudine ha sui piedi, magari sei troppo largo o troppo stretto, e questo a livello meccanico a un certo punto della discesa fa sì che il corpo incontri un vincolo, ok? E questo vincolo fa sì che una parte del corpo si carichi più dell'altra, o meglio, una parte del corpo vada a lavorare al limite del range articolare concesso dal corpo e causa una rotazione in protezione. Okay? Sì, esatto. Matti, altra domanda per te. Quindi, per chiudere, con patta... Difficilissimo. Chissà chi è. Vogliamo sapere il tuo nome reale. Comunque no, per chiudere il discorso su questo. Impossibile darti una soluzione al problema. Tassativo se fai squat con del peso o con fatica, le ginocchia si devono muovere in maniera sincrona o sovrapponibile. Luca Barlocco, Matti, questo è per te. Lo riesci a leggere? Vabbè, quando sì, è il allora, di cambiare l'altezza del bilanciere su un soggetto medio avanzato? Sì, se togliono entrambe le varianti. Allora, quando è il caso di cambiare l'altezza del bilanciere su un soggetto medio avanzato? Allora, diciamo che chiaramente c'è una valutazione da fare, secondo me, delle abilità acquisite del soggetto, ok? Nel senso che, per esempio, vabbè, Luca utilizzava il bilanciere basso, poi ci siamo resi conto che era meglio il bilanciere alto, perché il bilanciere basso gli vincolava le spalle, quindi di conseguenza lo costringeva a star chiuso e tutto. Quindi diciamo che prima di tutto c'è da fare una valutazione di questo tipo qua, nel senso che un soggetto medio avanzato non è detto che debba per forza cambiare l'altezza del bilanciere, okay? E può lavorare con tutte e due le altezze, nel senso che magari il suo squat è a bilanciere alto, però per una questione di conformazione e movimento sarebbe ottimale lavorare a bilanciere basso, solo che magari a livello di spalle è abbastanza rigido e vincolato, quindi c'è da fare un lavoro specifico. Allora magari si tiene come variante, nel frattempo ci si lavora, si sviluppa e di conseguenza dopo, diciamo, si fa un cambiamento, nel senso che diventa il suo squat principale a bilanciere basso e magari quello a bilanciere alto lo mantiene per avere un buon mantenimento della verticalità, della linea e quant'altro. Quindi, allora, aspetta che rileggo la domanda. No, quando è il caso di cambiare l'altezza del bilanciere su un soggetto medio avanzato e entrambe le varianti? Ma diciamo che secondo me è il caso di cambiare l'altezza del bilanciere quando si nota che a un certo punto, soprattutto se l'obiettivo chiaramente è quello di prestativo, quindi di raggiungere sempre più chili sul bilanciere, quando ci si rende conto che a un certo punto l'abbassare il bilanciere ci consente di avere una leva migliore, più favorevole, e quindi di spingere più chili, sostanzialmente. Okay. Chiaro. Quindi, questo è solitamente quello che... Ma io ho visto Pata Kataptish, e si chiama Federico, che è abbastanza... Okay. Riguardo alla domanda che faceva Luca... A me capita tanto di far cambiare posizione bilanciere ai ragazzi, non perché a un certo punto mi accorgo
dico, oi boh, forse bilanciere basso. No, quello lo si vede abbastanza presto. Cioè, okay, sì, sì. Bilanciere alto, comodo. Poi a un certo punto dici, questo, le prime volte si vede in base a come il soggetto, ovviamente data una certa abilità a scendere sotto il parallelo anche a corpo libero o intorno al parallelo, cioè deve essere un soggetto che comunque lo squat lo sa fare, se no non valgono delle valutazioni precedenti gli elementi motori di base, ok? Quindi prendiamo un soggetto che comunque è bravino a andare sotto al parallelo o fare una cosciata, ok? Allora, questo soggetto lo si vede quasi subito dove dovrebbe tenere il bilanciere. Poi se parliamo di agonismo di altissimo livello, dopo apriamo un'altra parentesi. Però per fare i tuoi 200 squat si capisce abbastanza presto dove tenere il bilanciere. Il fatto è che molto spesso per quanto riguarda quei soggetti che sarebbero predisposti a tenere il bilanciere basso, non ha né la mobilità di spalla né le competenze motorie. La prima cosa che hai detto tu, in questa serata, di tenere il bilanciere sulle spalle, che è un fattore, perché lo squat sì. Ha questo punto di contatto sulla schiena che non abbiamo così predisposto in natura. Cioè abbiamo più predisposto magari il fatto di lanciare una pietra verso l'alto che tenere una sbarra pesante sulla schiena con il capo alzate, senza addurre, senza iperestendere il torace, eccetera. Quindi, secondo me si vede abbastanza presto quello che con buona probabilità è giusto sul soggetto, il fatto che molto spesso, Luca, non lo puoi applicare perché il soggetto, se gli metti il bilanciere basso, ti fa delle altre micro acquisizioni di tensione, micro accumuli, che poi ti portano ad avere un soggetto col bilanciere nel punto teoricamente giusto, ma che è completamente imputtanato da rigidità perché le sue spalle non sanno come comportarsi, il suo trapezio non sa come comportarsi. Questo è uno che l'altro giorno stavate lavorando, ci abbiamo lavorato con Jack e Alessia, no? Proprio sul fatto di tenere il bilanciere non è assolutamente una cosa banale, soprattutto magari quei soggetti, no? Con clavicola larga, spalle grosse, che quindi fanno fatica a mettere mano dietro per tenere una sbarra. Quindi Luca, la mia idea è che comunque si vede abbastanza presto, però non lo puoi mettere in pratica, e a un certo punto invece acquisite determinate abilità si può mettere in pratica. Domanda, Matti, per te. Ciao, se si hanno piccoli problemi vertebrali, lo squat è completamente sconsigliato? Non si può più caricare in futuro peso maggiore? No, non è vero. Cioè, lo squat non è sconsigliato, assolutamente. Anzi, se eseguito bene, non fa altro che strutturare il soggetto e rendere i muscoli che tengono la colonna ancora più forti. Quindi, è un esercizio che, se fatto bene, chiaramente bisogna fare un percorso tale per cui ci si avvicina molto gradualmente ai carichi, bisogna strutturare bene il soggetto, bisogna lavorarci bene in maniera magari più dettagliata e più minuziosa, se vogliamo, però non è sconsigliato, anzi, assolutamente. Chiaro. Fermo restando, Matt, che dipende moltissimo anche dall'entità di eventuali danni o insulti sì. Fastidi, piccoli infortuni, eccetera. Sì, qua c'era scritto piccoli problemi, quindi... Probabilmente, Giuseppe... li hanno tutti. Esatto, non per sminuire un'eventuale situazione che stai presentando, però i fastidi alla schiena... il mal di schiena quando faccio pesi, eccetera, le cose fatte in un determinato modo molto raramente danno come esito o come sintomo un dolore localizzato, eccetera. Cioè c'è sempre qualcosa che non va quando siamo presenti, quando siamo in presenza di fastidi o cose di questo tipo, ok? Quindi sì, esatto. C'è sempre margine per poterci lavorare bene e prima di schiacciare una cosa con del peso facciamo in modo che questa cosa sia ben regolata e sia bene appoggiata a terra prima di schiacciarlo, no? Cioè, prendiamo un automa fatto d'alluminio, quindi di una struttura che se la flettiamo si flette, attenzione, cioè una cosa che può resistere però è anche allo stesso tempo abbastanza fragile. E un conto è se questa cosa si struttura, si
fa delle radici solide a terra e poi noi la possiamo comprimere e lei è ben radicata. Nel momento in cui noi abbiamo questa cosa che non si sa gestire, noi la comprimiamo, attenzione perché sono già dei piccoli eventi di disturbo strani nella struttura, allora si può andare a incrementare l'instabilità, no? Sì, esatto. Questo è quello che accade. Matti, se tu vuoi fare una conclusione, beh, io direi che siamo arrivati alla fine perché abbiamo sforato le nostre 2 ore. Okay. E di solito siamo riusciti a guardare alcuni punti iniziali di quello che è il movimento dello squat, che non si può imparare dalla A alla Z guardando una diretta, no Matt? Questo no. Chiarilo, ma penso che tutti quelli che ci guardano lo sappiano, non si può imparare con il corso di un weekend sullo squat, ok? Infatti dalla nostra programmazione di corsi abbiamo tolto le giornate singole proprio per questo, perché siamo accorti che per imparare bene questi concetti serve un percorso lungo e soprattutto non basta un intervento di questo tipo. Sicuramente può accendere l'attenzione, portare l'attenzione su vari fattori, ma non può descrivere un movimento complesso. Il corpo umano ha delle regole, non si può scappare. Sì, esatto, proprio così. Sì. E se vuoi dare tu un'idea di chiusura, no? Cioè di cos'è lo squat, come va visto, va analizzato, una sorta di sunto di quello che abbiamo visto, no? Dei punti più essenziali. Non sono mai il mio forte le conclusioni. Però, mentre parli, inizi a parlare, poi schiaccio il tasto end. Così okay, nessuno... Ma no, allora, quello che dico sicuramente è che secondo me è stato interessante. E... Jack, fallo tu la conclusione. No, allora sicuramente la diretta è stata secondo me molto interessante, soprattutto la parte pratica e il collegamento qui alla parte pratica con la parte teorica. Chiaramente ci sarebbero ancora tantissime cose da dire, da evidenziare, da guardare, errori, anomalie, insomma, secondo me ci sarebbero tantissime cose da dire. Consiglio a tutti i ragazzi di leggere gli articoli sul sito riguardanti lo squat, i muscoli coinvolti e quant'altro, anche perché c'è una parte nell'articolo che parla proprio dei principianti, quindi il lavoro con i punti di contatto, insomma l'iter che di solito utilizziamo anche noi, ma quello che voglio dire in generale è che bisogna stare molto attenti con le generalizzazioni, con il prendere un'alzata e ridurla a 3 o 4 regolette. Quindi cercare di non vendere mai un prodotto preconfezionato, ma seguire, lavorare seguendo una logica, chiaro, strutturando un percorso e basta. E io chiuderei dicendo che indipendentemente da quanto siamo portati a voler semplificare una cosa come lo squat per capirlo bene, a parte che c'è da studiare anni, vedere i casi, non ci si può fare l'occhio, non si può essere competenti se non si sono viste dal vivo determinate situazioni, ok? Infatti, prendere visione 50, 60, 70 video al giorno per 5, 6, 8, 10 anni, ok? Di soggetti di tutti i livelli, non quello che fa il record del mondo e quell'altro che fa il vice record del mondo e quello che fa il terzo al mondiale, di tutti i soggetti, avere tanti elementi e poter guardare le cose anche con un'aria distaccata e disinteressata da un certo punto di vista. E quello che io vedo, tantissimi personal trainer fanno fatica a migliorare come competenza perché si interfacciano continuamente con persone alle quali devono dimostrare le proprie competenze e quindi non hanno tempo di imparare. E invece bisogna avere il tempo di sedersi, mi metto lì e guardo 20 ore di squat a settimana. Lo guardo e basta. È una cosa che ti posso dire a livello personale, da quando abbiamo aperto 2 anni fa qua, lo vedi anche di sera, ogni tanto mi metto lì, sembro un pazzo squilibrato perché guardo e fisso le persone, queste dicono, beh, potresti dirmi qualcosa, lo vedo come pensano. Invece io sto lì e le osservo,
le osservo e guardo come si muove il corpo senza dover interagire con questa persona. Questa cosa a me ha dato veramente tanto, quindi l'acquisizione di informazioni per poterle elaborare e migliorare i propri contenuti. Allora, io direi che il guardiano del tempio ha dato il suo ok, Amerigo ha dato il suo ok, direi che Mattia ha dato il suo ok. Ok. Ringraziamo tutti ragazzi per questa iper frequentata. È stata nelle ultime dirette quella che ha raggiunto il picco di audience più elevato, certamente non per merito della bellezza delle ragazze, no, figuriamoci. Sempre quando ci sono io, Ame. Certo. Ragazzi, vediamo già le prossime dirette. Ragazzi, va bene. Grazie mille, Matti. Ciao a tutti, grazie a voi.